è il suo materasso, quindi lo rimettiamo. Questo glielo ficco lì. E poi mescolazia. Ed ecco. Composto malefico, l'estinzione. Qui l'attività è improvvisamente aumentata e le formiche si dirigono verso l'esca qua sotto, ma per una verifica spostiamoci dall'altra parte. Direi che sta funzionando. Direi che sta funzionando. Stanno ciucciando. Sono andate tutte a ciucciare. Bene. Molto bene. Anche qui è diventata una vera fiesta. La fiesta! Fantastico! La situazione l'indomani mattina è che si sono sucati tutte cose. Si sono mangiate tutto. Come vedete si sono mangiate tutto quanto, il che è un'ottima cosa. Ora dobbiamo solo aspettare e sperare che crepino tutte. Ho effettuato un secondo round e questa volta ho messo tutta la siringa, tutta, l'ho messa tutta. E quindi ho messo più siringa e meno liquido della scatoletta. E l'ho appena messa, già c'è qualche formica che si avvicina. Come vedete ce n'è già una che è andata a sorseggiare. A sorseggiare la morte Gotowi. Ora noi speriamo che questa mistura funzioni. L'ho posizionata nei vari mobiletti e tu sei un cornuto, vero? Vero che sei un cornuto? E quindi in sostanza il trucco definitivo che sto provando per debellare queste formiche, genere Feidole pallidula, non so se è il genere o la specie, adesso non mi ricordo bene le nomenclature, però praticamente questa formica rossa non è attratta dalle sostanze zuccherine quanto dalla carne, è carnivora, oppure è attratta anche dai carboidrati come può essere pane, briciole e cose così. E ce n'è un pochino anche qui sul piano della cucina, come vedete, maledette, maledette. E non c'è verso.
Non c'è verso, la siringa da sola non funzionava. E così ho provato questa soluzione, perché ogni volta che diamo da mangiare ai gatti qualche goccia cade sul ripiano qui e immediatamente si riempie di formiche. Quindi probabilmente hanno anche un senso dell'olfatto o qualcosa del genere che le guida. Per cui io adesso ho piazzato di nuovo queste trappoline con il miscuglio di liquido della scatoletta dei gatti e siringa di esca e vedremo un po' se e come funziona. Da quello che ho visto se lo sono mangiate. La popolazione sembra un po' diminuita, ma come vedete ci sono ancora. E quindi dobbiamo semplicemente insistere.